Ashley Wagner che abbiamo visto davvero brillare in questa stagione, prima al trofeo Bompard, prima a Skate America, seconda alla finale di Grand Prix a Sochi. E la campionessa nazionale statunitense ha scelto per questa stagione il suo free sulla musica di Sansone e Dalila, una musica che lei avrebbe anche voluto tenere in vista delle Olimpiadi, poi però con il suo allenatore John Mix ha deciso di portarla in questa stagione preolimpica. C'è il tifo di casa Eh quasi, sì. eh. Sequenza con doppio axel. Ma non si può cadere nei passi.
Ashley Wagner, stiamo veramente assistendo a una gara un po' strana, no? Vediamo anche fare degli errori che solitamente una campionessa così è difficile veder fare. Beh sì, c'è questo errore sul passi, ma comunque è un programmone, un programma con un sacco di tripli ben eseguiti, praticamente nessun errore sui salti, anche un programma difficile coreograficamente. Sì, bel programma. Sì. Programma dove tutti gli elementi sono connessi tra di loro, dove non ci sono mai pezzi vuoti con rincorse, basta, con anche degli highlight, qualcosa di particolare, insomma, che accende l'attenzione, sottolinea la musica, per cui direi un bel programma nel complesso. Pannello tecnico sta lavorando, ha segnato un under alla combinazione doppio axel triplo tolu, ma l'avevamo già visto in quando l'ha eseguito, c'erano anche i due piedi sull'arrivo di quel salto, quindi dovrebbe andare a meno sicuramente. Stiamo proprio rivedendo la particolarità del suo mito. Ha lottato dall'inizio alla fine, eh? Molti momenti si è trovata in situazioni di disequilibrio, non perfettamente comoda sui suoi piedi, però ha lottato e ha fatto vedere che, insomma, c'è, è molto allenata. Questo invece è un elemento che probabilmente ha inserito da poco, non l'ho mai visto fare nella stagione lo più alto di Protolup, ma non è proprio nelle sue corde ancora. Intanto sul ghiaccio c'è già Kanako Murakami. Molto belle le pirolette. Abbiamo visto la caduta nei passi, ma l'abbiamo detto prima, che i passi non sono elemento in cui il pattinatore può permettersi di respirare, di tirare il fiato, sono una delle tantissime difficoltà. Girati di qui e girati di là e tieni i fili e inclinati e avanti e indietro, usa il corpo, muovi le braccia, insomma. Non è semplice. Non è semplice. Per cui è raro, ma può succedere che si cada anche nei passi. E sì, magari c'è anche invece un minimo di calo di tensione, no? Da parte delle sì, pattinatrici, pensano questo è facile. Questo sta per arrivare il punteggio per la campionessa nazionale statunitense ed è 123-36, è un punteggio che grazie anche a quanto aveva guadagnato nello show le permette di salire in prima posizione. Avete visto come ha proprio asserito quando ha visto il primo posto, come dire, giusto così, e tra l'altro era una sfida diretta con Gracie Gold.